Precarietà nella canzone che presentiamo è intesa come un sentimento che provoca da un lato frustrazione e da un lato rabbia verso qualcun altro che ha le possibilità di creare qualcosa di migliore, mi riferisco chiaramente ai politici, all'ambito politico, ma che di fondo se ne frega di tutto ciò e cerca sempre di perseguire i propri scopi. Sostanzialmente parla di un'enorme incazzatura sociale, parla di come siamo, infatti si chiama Generazione Zero, parla proprio di come siamo una generazione dimenticata, insomma, non abbiamo prospettiva, non riusciamo a vedere, diciamo, la luce in fondo al tunnel, no? Sono sentito la weakness, che vuol dire debolezza, quindi già la parola in sé trasmette precarietà, che è appunto il tema del concorso. E parla appunto di debolezza in sé. C'è una frase in particolare nel testo che dice che la debolezza, che noi non saremmo forti se la debolezza non esistesse. Una frase, insomma, che è abbastanza cool. Cioè, diciamo che praticamente è un po' il fatto soprattutto del ritornello, magari, che dice la libertà e tutto ciò che mi manca, tutto quanto, è un po' la situazione del giorno d'oggi che ci vieta un po' magari di guardare avanti nel futuro e tutte queste cose qua, cioè. Si rende conto che esistano, ma in realtà sotto le false identità di finto buonismo, così tutti sono un po' padroni di noi stessi, in questa età in cui viviamo noi oggi non abbiamo mai il diritto di scegliere di nostra propria volontà, anche se ci sembra così. Quindi le nostre canzoni in generale parlano appunto della difficoltà dei giovani e degli adulti di vivere in questa società.